c'è l'autore di uno dei gol più belli che ho visto da tanti anni che vedo le partite all'Adriatico, Squizzato. Buonasera Squizzato, intanto buonasera. Grazie per essere qui con noi. Volevamo partire dal, ti volevamo chiedere della palla persa sul gol poi di Di Massimo, ma non te lo chiediamo più, ti chiediamo solo di raccontarci quel tiro da 30 metri clamoroso. Sì, arrivavo appunto da una palla persa che potevo evitare, quindi sono stato fortunato. E anche un po' bravo. Quando ho visto il pallone uscire verso di me non ci ho pensato due volte e ho tirato e è andata bene questa volta. Eurogol. Eurogol, sì, Eurogol, ma sono più contento che è servito a dare il via poi la rimonta della squadra. Allora ti chiedo anche di quella palla persa, dai. La palla persa, sì, lo so, so bene che dovevo evitare, potevo evitare di perderla, però ci sta, sbagliare umano, quindi prossimamente eviterò di perderla. Ti chiedo una cosa, perché tu eri attore protagonista nel cuore del centrocampo, perché nei primi 15 minuti del secondo tempo, fino al gol del pari, vi siete sostanzialmente consegnati al Gubbio? Il Pescara non usciva più dalla propria metà campo. Ma è una cosa che in realtà ci capita spesso, che partiamo bene, facciamo il primo tempo bene, mettiamo sotto l'avversario e poi pecchiamo, non so se di cattiveria, nel secondo tempo, nel rientro del secondo tempo. È sicuramente una cosa su cui dobbiamo migliorare e lo faremo già da domani. E questo. Anche perché dopo il gol subito è tornato il Pescara. Sì, come già. Non è una questione atletica. Come è già successo più di una volta, non è la prima volta, infatti, come ho detto prima, quando poi la riprendiamo, ritorniamo a giocare come sappiamo. Ti chiedo l'ultima cosa perché ne approfitto, è la tua prima intervista. Squizzato, play o mezzala? Play.